Allora, il gioco è molto semplice. Ti farò 20 domande, botta risposta, quindi non ci pensare troppo. Se sono domande che no, a cui non ti piace rispondere, sei assolutamente autorizzata a passare. Okay. E niente, ci piacerebbe appunto farci un'idea su di te, anche non solo come cantautrice, ma come persona. Cominciamo con una domanda facile. Nome? Adele. Una cosa che non dovrei chiederti perché sei una signorina. Età? 20, ma chi se ne frega. Sei ancora abbastanza giovane per rispondere, ma diciamo. Sì. Di dove sei? Verona. A che età hai iniziato a suonare? A 13 anni. Che cosa hai iniziato a suonare? Il sassofono. Ah, che figata! Ah, sì. Cominciamo già con le sorprese. Primo disco ascoltato? Mi vergogno un po'. Penso Monkey Business dei Black Eyed Peas nel 2005. E vabbè, cioè, chi ha un qualche anno meno di te dice Luna Pop, per cui insomma okay, non è così male. Dai, ultimo brano sentito prima di arrivare in radio? Oddio, penso No Below di Speedy Ortiz. Un film che ti piace o che ti rappresenta? Aiuto. Ah, Frances Ha. Un libro? La peste di Camus. Una signorina colta abbiamo qui. Un luogo? Un luogo, non ho idea. Un cibo? In qualsiasi modo in cui si possano fare le melanzane. Mi sa che non è la prima persona che lo dice, aggiungerei. Tu ti ricordi, Gio, chi è che era un fan delle... No, andremo a indagare. La parmigiana. Mi sa, sì, qualche ragazzotto di qualche band aveva detto le melanzane. Beh, giustamente, siamo in Italia, uno dei cibi più buoni, sicuramente è quello. E, invece, adesso mettiamo da parte la diplomazia. Anzi no, adesso puoi tenere la diplomazia. Okay. Tre band che salveresti dal diluvio universale. Puoi anche riportarle in vita se vuoi. No, ma cioè volo con la gente viva, quindi non c'è bisogno. Perfetto. Allora, Slither Kidney, Modest Mouse e non so, posso dirne altre due? Certo. Pavement e Built to Spill. E invece tre che affogheresti subito? I Duran Duran. E vediamo. Duran Duran. Il Luna Pop alla faccia vostra. E non lo so. Basta. Diplomatica, possiamo dirlo. Beatles o Rolling Stones? Beatles. Pop o rock? Entrambi. Vivere per suonare o suonare per vivere? Entrambi. Il tuo sogno nel cassetto? Suonare e basta, proprio tipo sempre. E la tua paura più grande? Non farlo. Devo dire che queste due risposte sono più o meno lo standard, tranne alcuni casi di aracnofobia, però giustamente, insomma, abbiamo qua dei musicisti dedicati, è giusto. In che epoca avresti voluto nascere? Nascere, allora, per avere tipo circa 20 o 30 anni, 20 anni fa, dovevo nascere negli anni 70, sì. Sì. Quindi per viverti i 90. Esatto. I 90, sì, ok. Sì, sì. Per finire ti chiedo di lanciare un pezzo che ti piace, magari dici anche perché. Ok, il pezzo che lancio è di un gruppo che si chiama Hot. Loro vengono da Montreal, anche se nessuno di loro è di Montreal. E si chiama The Weather Song.